Salve a tutti, io sono Delon Gamer e benvenuti su Hell Architect. Immaginatevi Oxygen Not Included, ma all'inferno. Infatti dovremo torturare i poveri dannati e costruire un piccolo angolo di sofferenza dove i peccatori possono lavorare per ottenere le risorse di cui avremo bisogno per farli sopravvivere. Male, ovviamente. Buona visione! Inoltre, dato che io sono un bravo diavoletto, ho seguito velocemente il tutorial, intendo per tipo 30 secondi, poi mi sono annoiato e mi sono detto, al diavolo, impariamo tutto direttamente sul campo. Voglio dire, signori, siamo all'inferno, nessuno si aspetta che io faccia un buon lavoro. Ok, speriamo bene ed iniziamo la modalità partita libera, livello di difficoltà intermedio. Devo evitare di deludere Satana perché sto mese se non mi licenziano. Signori, permettetemi di darvi il benvenuto all'inferno. Oh, guardale le nostre prime 4 anime come sono contente di lavorare per il Delon Gamer. Allora, mettiamo il gioco in pausa onde evitare di far boiate. Queste sono le porte dell'inferno. Ogni 10 minuti circa arriverà un nuovo peccatore da gestire e qua rischiamo che la zona si affolli molto in fretta, quindi vediamo di darci da fare. Innanzitutto facciamo la conoscenza dei nostri primi 4 peccatori. Abbiamo Tiffany, David, Emma ed infine Clifford, che sembra che arrivi dalla Londra del 1700, ma vabbè dettagli, dobbiamo fare molta attenzione alla loro scheda tecnica. Come prima cosa dobbiamo capire che tipo di peccatore si tratta. In questo caso Ira costruisce più lentamente ma si incazza più rapidamente. Questo peccatore costruisce alla metà della velocità degli altri. I loro peccati indicano effettivamente i loro lati negativi, quindi dobbiamo fare molta attenzione. La signorina invece che tipo di peccatrice è? Ah, lei ha la superbia, troppo orgoglio per lavorare onestamente. I lavori di scavo richiedono a quel peccatore il 50% di tempo in più rispetto agli altri. Io li legno, ma pop una cifra male, tranquilli che li possiamo anche torturare. Ovviamente ognuno di loro ha anche delle abilità di base come cucinare, costruire, scavare e possono fare anche il barista. Il baretto è sempre importante anche se siamo all'inferno. L'alcol è importante. Se clicco su questo possiamo anche accedere ai vari parametri, come ad esempio la loro sanità. Quando questo indicatore raggiunge lo zero, la nostra anima, il nostro peccatore, morirà e non potremo più effettivamente recuperarlo, quindi avremo un lavoratore in meno. Abbiamo anche il parametro della fame, della sete, del sonno e ogni tanto queste povere anime devono anche andare in bagno. Inoltre, se premo tab, accedo alla loro scheda tecnica molto ma molto dettagliata, che ci dice effettivamente il loro stato complessivo, ma soprattutto anche le loro caratteristiche. Questi sono parametri molto importanti, perché noi li dovremmo torturare, ve lo ricordo, siamo all'inferno, ma non possiamo torturarli così ad cacchio. Ognuno di loro è più sensibile a una determinata tortura. Clifford, ad esempio, è più sensibile alle torture che includono il freddo. David alle torture che riguardano il sangue, un po' come Emma. Tiffany, invece, gradisce proprio una cifra il fuoco. Se li torturiamo nella maniera corretta, otterremo decisamente molta ma molta più sofferenza. E non dimentichiamoci, ovviamente, che dobbiamo anche raccogliere le varie risorse. Abbiamo i metalli, il terreno, tradotto erroneamente con sporcizia perché dirt è sia sporcizia che terreno, il carbone, i cristalli blu e verdi, che sono delle risorse che, se ho capito bene, ci serviranno per sbloccare nuove strutture. E non dimentichiamoci degli ingredienti, che poi dovranno essere convertiti in cibo, le bevande e il cibo stesso. Allora, cerchiamo di capire un po' come funziona. Direi di scavare in modo tale da ottenere un sacco di risorse, altrimenti non possiamo fare nulla. Allora, se premo E possiamo scavare direttamente qua sotto. Facciamo delle stanze abbastanza larghe. Ragazzuoli, veloci, pedalare, possiamo anche velocizzare il tutto come ai bei tempi di Oxygen Not Included. E no, quel gioco non ritorna perché per fare un episodio ci volevano 14 ore. Quindi vi prego, siate magnanimi e restate a divertirvi con me all'inferno. Oh, devo dire che comunque questi ragazzuoli sono abbastanza veloci. Mi piacerebbe dividere il tutto in stanze molto ordinate. Pertanto vediamo anche di... direi di scavare in questa direzione, in modo tale da mettere poi una scala per dividere equamente i vari piani. Allora, abbiamo bisogno, come vi dicevo, anche di costruire le macchine per la tortura. Abbiamo ad esempio la Vergine di Norimberga, invita i peccatori nel suo tenero abbraccio ed è dedicata a chi è sensibile alle torture di sangue. Abbiamo il Bagno dei Re. Nei Bagno di Re l'olio bollente ti aspetta. Questo per il fuoco, ma ovviamente richiedono le diverse risorse. In teoria possiamo costruire tranquillamente una Vergine di Norimberga. Direi di piazzarla direttamente qua. Bravi ragazzuoli, datevi da fare, questi hanno finito di lavorare. E non dimentichiamoci ovviamente di costruire anche delle scale. Abbiamo quelle di base, quelle decorative e le scale chiodate, che praticamente infliggono sofferenza, dato che sono chiodate, aumentando il relativo parametro, che come ho detto è molto importante. Allora, per adesso semplicemente mettiamo delle scale, se no i poveri cristi non sanno come ritornare verso l'alto.
Allora, la Vergine di Norimberga è pronta. Chi di voi è sensibile al sangue, ragazzi? A David piace un sacco il sangue. Perfetto, David. Vieni qua che ti facciamo provare la nostra Verginella. Guardalo, David, come contento. Entra dentro. Sì. Sembra che gradisca pop un cifrone. C'è giusto un po' di perdita di sangue in giro, ma non fateci caso. Dopo un po' che David viene torturato, vedete che ci genererà della sofferenza, che come ho detto servirà per craftare effettivamente nuove strutture. Qua ci sono tante risorse. Allora, ragazzi, non perdetemi altro tempo ed iniziate a scavare. Come non ci fosse un domani, dobbiamo pensare anche al cibo. Veloci, veloci! Intanto che i ragazzuoli si divertono, diamo un'occhiata a ciò che ci circonda. Ci sono risorse sparse letteralmente dovunque. Questi devono essere i cristalli verdi e poi abbiamo i cristalli blu. Wow, possiamo salire veramente un sacco. Qua c'è il limite, ma presumo che potremo anche scendere un sacco. Ci sono diverse gallerie. Per adesso il gioco è in mega accesso anticipato, quindi c'è poco e nulla, un po' come nelle prime versioni di Oxygen Not Included. Allora, ancora una volta vediamo di velocizzare, facendo molta attenzione tuttavia ai parametri. Per adesso sono tutti nel verde. Ovviamente a seconda del peccatore potrebbe esserci quello che si, ha fame più velocemente, ha sete più velocemente, e chi più ne ha più ne mette. Perfetto, questa zona è quasi pronta, quindi vediamo un po' come funziona il cibo da queste parti. Allora, si divide per adesso in quattro categorie, ovvero abbiamo le brodaglie puzzolenti, il pasto semplice, il pasto delizioso e il pasto divino. Partiremo dallo schifo per arrivare a cibi veramente meravigliosi. Ovviamente questi rischieranno di far, non lo so, ammalare, deprimere i nostri peccatori. Anzi, diamoci una mossa, che mancano solamente 3 minuti e mezzo. Qui abbiamo la fattoria della carne. Produce una deliziosa carne avariata. Ne voglio assolutamente una. La possiamo mettere direttamente qua sotto. Bravi ragazzuoli, costruitemi il tutto. Anzi, della serie prevenire è meglio che curare. Vediamo casomai di piazzarne almeno due. Dovrebbero essere più che sufficienti per adesso, dato che abbiamo semplicemente 4 anime. Ciccio, come va lì dentro? Vediamo un po' che i suoi parametri non scendano più di tanto. Stanno scendendo rapidamente. Senti, abbiamo generato abbastanza sofferenza. David, puoi uscire, Ciccio. Grazie del tuo contributo in sangue e sofferenza. Oh mio Dio. Cioè, quindi noi facciamo crescere della carne putrescente. Meraviglioso. Pian pianino questi ci dovrebbero produrre gli ingredienti che vedete qua su. Abbiamo gli escrementi, la carne, le patate, radici, funghi, chicchi di caffè e bistecche. Il tutto ovviamente andrà cucinato al calderone. Qualsiasi cosa si stia cucinando al suo interno odora di cadavere in decomposizione, ma fornirà ai peccatori stanchi una dose decente di calorie per lavorare. Allora, per adesso, visto che non abbiamo molto spazio, direi di mettere un calderone semplice lì. E al resto dei ragazzuoli, casomai, chiediamo di scavare anche in questa direzione, perché c'è una vena mineraria veramente assurda. Datevi da fare, peccatori, non sono qua a perdere tempo tutto il giorno. Nel frattempo il calderone dovrebbe essere pronto. Ottimo, ci dobbiamo assegnare del personale. Così a caso? Credo che per adesso io non lo possa scegliere, quindi qualcuno verrà scelto randomicamente. Ciccia, com'è la tua abilità di cucina? Vediamo un po' la signorina Tiffany. Oh beh dai, la sua abilità come cuoca per adesso è intermedia, poteva andare peggio. Signorina, sembra che il cibo puzzi un sacco, mi dice. E pian pianino ci sta producendo del cibo, ovvero della brodaglia puzzolente direttamente dalla carne che ricaviamo da sti cosi in automatico. Facciamo finta di nulla, che è meglio. Io intanto continuo a costruire altre cose. Poi abbiamo l'abbeveratoio. L'abbeveratoio non è molto elegante, ma i peccatori affamati non sono schizzinosi. Quindi tutto il cibo che viene prodotto dal calderone può essere mangiato all'abbeveratoio, che in realtà credo sia un'altra traduzione fatta male. Per adesso glielo possiamo piazzare lì e poi faremo la zona ristoro, tranquilli. C'è qualcuno che può andare a costruire? Ah sì, è andata direttamente lei, visto che ha finito le risorse di carne. Perfetto, presumo che andranno a mangiare in automatico. Wow, quindi tutta la nostra brodaglia puzzolente può essere consumata in questo tavolo molto elegante. Signori, siamo all'inferno, onestamente cosa cavolo pretendete? Entro pochi secondi arriverà un nuovo peccatore, quindi gente, diamoci da fare. Buongiorno, nuova peccatrice, vediamo di fare anche la sua conoscenza. È arrivata Chloe, non so se da Life is Strange, Lei a quanto pare soffre di avarizia. Non è capace di condividere nemmeno la sofferenza. Questo peccatore porta il 10% di sofferenza in meno rispetto agli altri, quindi non vale la pena torturarla. Il suo tratto principale è il sangue, ma come ho detto cercheremo di non torturarla più di tanto. Il problema è che adesso abbiamo un'altra bocca da sfamare. Signorina, non vada a cucinare ogni 5 secondi, per adesso siamo pieni zeppi di brodaglia puzzolente. Tiffany, datti da fare, veloce ragazza mia.
Da quest'altra parte direi di pensare invece all'acqua. Vediamo un po', dovremmo avere delle strutture per riuscire a produrla. Abbiamo acqua sporca, acqua, caffè, bevande energetiche, birra di radice e vodka. Acqua sporca, davvero qua facciamo ammalare tutti. Possiamo mettere anche le latrine semplici. La seduta in Lego non è molto confortevole, ma diciamoci la verità, non è il comfort che conta. Ok, una latrina scomodissima in cui loro possono fare la cacca. Allora, aspettiamo che finiscano di scavare, così piazziamo tutto da quest'altra parte. La latrina la metterei abbastanza distante. Magari mettiamone due. Perfetto, avremo cacca a profusione. Nel frattempo possiamo anche vedere di costruire l'estrattore d'acqua. Meccanismo semplice per estrarre l'acqua dal suolo. Ok, non so che acqua potremmo avere da queste parti. Mettiamolo magari uno qui. Dovrebbe essere per adesso più che sufficienti. Bravi ragazzuoli, stanno facendo la cacca leggendo il giornale, il Daily Sin. Wow, abbiamo 10 unità di escrementi. Sono proprio contento. E non dimentichiamoci anche di costruire il secchio di metallo. Quando avranno davvero sete, i peccatori potranno bere direttamente dal secchio. Ma che tristezza, ma possono bere solamente dell'acqua sporca e non dell'acqua pulita, che ci richiederà un sacco di sofferenza per avere quantomeno un dispenser delle bevande. Una macchina che permette ai peccatori di soddisfare il loro bisogno di bere con una bevanda succosa. Tuttavia presumo che dovremmo estrarre dell'acqua normale. Forse servirà un purificatore. Oh no 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 no. Ok, cominciamo da qualcosa di base. Chi ci ha già giocato mi ha detto che in questo gioco è normale che all'inizio ti schiatti un cifrone di gente. Ok, dobbiamo assegnare qualcuno qui al nostro estrattore d'acqua, altrimenti non produrremo... Oh no, c'è anche scritto? Oh, utilizzano la cacca per estrarre i liquidi. Ora ho capito perché è acqua sporca. Mamma mia. Ok, ragazzi, dobbiamo veramente darci da fare perché il prossimo peccatore arriva fra 6 minuti. Lo so che non ci sono risorse, porti pazienza, in men che non si dica, avremo una grande quantità di acqua per lei. Qui qualcuno sta mangiando, visto che state battendo la fiacca, ragazzi. Continuate a scavare anche in questa direzione e prepariamo una nuova stanza qua sotto. Potremmo fare ad esempio il dormitorio, in modo tale che i nostri peccatori si possano tranquillamente riposare. Aspetta un secondo che ovviamente dobbiamo anche mettergli un'altra scala. Come va? Ce l'ha fatta? Perfetto, ha ottenuto 5 unità di acqua sporca. Anche lei è andata a mangiare. Abbiamo un bel po' di brodaglia puzzolente, quindi non ci preoccupiamo. Oh mio Dio, ecco perché fra gli ingredienti c'erano anche gli escrementi. Ora l'ho capito, fammi dare un'occhiata ai loro bisogni. Sono quasi tutti messi abbastanza bene. Oddio, questa signorina ad esempio ha fame. Anche lui. Ma senti, per adesso abbiamo le latrine, che cosa buona e tanto giusta. E una produzione di acqua veramente meravigliosa. Aspetta che allargo anche il menu delle bevande. Infatti ci dice che abbiamo 15 unità di acqua sporca. In attesa che loro finiscano, vediamo casomai di costruire un'altra macchina delle torture. Come ad esempio il bagno del re. C'era qualcuno che era molto sensibile al fuoco. Perfetto, lo possiamo mettere ad esempio... mettiamolo un po' più distante, perché sicuramente due vergini di Norimberga ci serviranno. Vanno molto di moda qua all'inferno. E in men che non si dica, voilà, abbiamo il nostro bagno dei re. Allora, vediamo un po' chi era sensibile. Ragazzi, qualcuno di voi deve andare a mangiare quanto prima. Dicevo, chi è sensibile al fuoco? Eccola qua. La signorina Tiffany, che tuttavia mi dicono dalla regia che è anche molto stanca. Ah, è quella qua sotto, ha bisogno di dormire. Alla signorina, per adesso, cortesemente... Non riesco a prendere la signorina, scusate. Ah, la dobbiamo probabilmente staccare dalla macchina e ora dovrei poterla palpeggiare. Perfetto, scusi, Vado a farsi un bel bagno caldo, che la vedo effettivamente molto stanca. In ogni caso ci ha prodotto un sacco di acqua sporca, quindi dovremmo essere a posto. Qui hanno quasi finito. Mi dica un po' com'è la temperatura dell'acqua. Sembra che... sia molto gradevole. Un ottimo bagno termale per lei. Dovrebbe produrci un cifrone di sofferenza. Qua ne davano 7. Solo 5. Ah, che strano. Probabilmente dipenderà effettivamente dalla macchina che utilizziamo. Ad ogni modo, dobbiamo costruire qualcosa per far riposare i nostri ragazzuoli. Per i letti ci serve sofferenza. Quindi per adesso si dovranno accontentare di una scatola di cartone. Ma no. Ma poveri ragazzuoli. Ok, mettiamo per adesso 3 letti. No, mi sento veramente una M di dimensioni bibliche. E più avanti avremo le poltrone, la camera di ibernazione, ma richiederanno una quantità di sofferenza. Insomma, dobbiamo torturarli un sacco. Vi ricordo che questo è l'inferno. Perfetto, all'occorrenza si possono riposare. Oh, Tiffany ci si è proprio buttata dentro, era stancherrima. Ok, per adesso, come ho detto, procede tutto bene. Direi di torturare qualcuno. Signor David, visto che lei non deve andare a dormire, faccio un saltino alla Vergine di Norimberga. Perfetto. Anzi, più di qualcuno è sensibile al sangue, quindi nel frattempo, come dicevo, costruiamone un'altra. Abbiamo risorse? Sì, sì, ne abbiamo in grande quantità. Dobbiamo cercare di torturarli come non ci fosse un domani. Ciccio, hai fame? Vai a mangiare! Non ci sono risorse? Oh, oh!
A quanto pare abbiamo già consumato tutte le brodaglie. Veloci, veloci, producetemi altro cibo. Santo cielo, come siamo messi a carne, siamo messi bene. Però effettivamente manca la brodaglia puzzolente. Beh, tu non sarai molto bravo a cucinare, presumo, vediamo un po'. Clifford, no. Però pian pianino vedete che le loro abilità aumentano mano a mano che svolgono un determinato lavoro. Lei intanto sta bevendo dell'acqua sporca e me l'ha anche consumata la fetentona. In compenso stiamo torturando gente come non ci fosse un domani. La sofferenza è schizzata alle stelle. Ormai ci si buttano dentro direttamente da soli. Allora, vediamo di velocizzare il tutto. Però Ciccio, devi darti veramente da fare. Signorina, lei non sta facendo praticamente nulla. Pertanto, la mandiamo casomai a scavare altre risorse da quest'altra parte, sperando che non mi voli di sotto la cretina. Altrimenti avremo un gran problemone. Ammetto, non mi aspettavo che l'inferno potesse essere un posto così ordinato. Oh oh, Clifford non se la passa bene. Ha bisogno di bere assolutamente. Producetemi dell'acqua quanto prima. Non possiamo perdere Clifford, sotto cielo. Lui viene dal 1700. Come ho detto all'inizio, è una cosa abbastanza comune. Qualcuno sta già facendo la cacca. Ciccio, tu non puoi lavorare perché ti mancano le piattaformine. Non è un problema. Ecco qua, te ne costruiamo un paio. Così facendo dovresti poter raggiungere tutte le zone. Ciccio, costruisci. Wyatt, perché mi batte la fiacca? Sta lì a far nulla. Non mi mandate Clifford che sta morendo. Signori, qualcuno deve andare assolutamente. Vediamo se posso mandare lui. Ti prego, datti da fare, Ciccio. Porco cane, anche la sanità mentale del povero David sta scendendo tantissimo. No, nel frattempo Clifford è impazzito. Tuttavia puoi far ritornare indietro dalla loro strada verso il limbo. Ricordati di prendere più cura dei tuoi subordinati. È colpa mia se non vanno a bere. Ok, abbiamo perso Clifford, infatti da 6 siamo passati a 5. Ok, vediamo che non muoia anche David. Dobbiamo produrre decisamente molta ma molta più acqua. Ciccio, vai a bere acqua. Ma gli devo star dietro io, veramente. Perfetto, la barretta della sanità sta salendo molto ma molto lentamente. Non pensavo che l'acqua sarebbe stato un così grande problema. Dobbiamo anche mettere qualcuno a cucinare. E che loro vanno a dormire, vanno a farsi i cavolacci propri, vanno a fare la cacca. Ragazzi, veloce o quantomeno mi serve un altro peccatore quanto prima. Oh, bravo David che si sente decisamente molto ma molto meglio. Allora, vediamo cosa possiamo costruire di bello per migliorare la loro vita. Dovremmo cercare di estrarre acqua pulita perché secondo me li facciamo sentire decisamente meglio. Allora, vediamo un po' se craftiamo ad esempio un purificatore. In teoria abbiamo tutte le risorse. Penso di sì. Ah, va ricercato. Oh, questo è un bel problemone. Ci permetterebbe quindi di convertire l'acqua sporca in acqua pulita. Come cavolo faccio a ricercarlo? Non so nemmeno io dove sia il menu delle ricerche. Buongiorno. Perfetto, nel frattempo tutti sono nel verde. Oh, quindi non dovrebbe schiattarmi nessuno. È arrivato anche un altro peccatore. Buongiorno, signorina Maya. Vediamo un po' le sue abilità. Lei è brava nel costruire, discretamente brava nello scavare. A lei piace il fuoco, nessun problema, guardi. Ho la jacuzzi che fa per lei. Mandiamola subito alla tortura. E mi sono anche accorto che ci sono le decorazioni. Non mi ero accorto. Abbiamo le torce, le mensole su cui si può mettere la Bibbia di Satana. Wow, no, ma mi prendi in giro. Oh mio Dio, non ci credo mai nella vita. Allora, mettiamole ad esempio qua sopra. Dovrebbero rendere il luogo decisamente molto più carino. Aspetta, mettiamo anche qualche torcia che dovrebbe illuminare il posto, facendoli sentire forse più tranquilli. Ecco, magari le luci dove dormono forse non è la cosa migliore da fare. Dove fanno la cacca magari sì. Sembra che abbiamo finito le risorse. Gente, andate a far la cacca che se no non abbiamo più acqua. Abbiamo 45 unità di acqua sporca. Quindi non siamo messi effettivamente poi così male. Intanto mi hanno anche costruito le torce che effettivamente hanno abbellito questo posto. Poi non dite che il The Long Gamer non ci pensa. Più avanti possiamo mettere il lampadario, il cactus, i dipinti infernali, il tabernacolo da parete. Ci sono un sacco di decorazioni, ma la maggior parte ci richiede effettivamente tutte risorse un po' più rare. Abbiamo anche, cos'è questo? La nicchia del candeliere. Oh, carina, carina, la possiamo mettere ad esempio qua. Oh beh dai signori, questo luogo è diventato improvvisamente molto più accogliente. Mi arrivano anche le notifiche, non c'è nessuna risorsa. Lo so, se non cagano Ciccio te non puoi estrarre l'acqua, non ci posso far niente. Dobbiamo migliorare le suddette strutture e credo di aver capito come fare. Mi sono accorto che se andiamo sotto la sezione speciali ci sono le pietre da ricerca. Che tu ci creda o no, in questo posto cerchiamo nuove tecnologie. Il problema è che mi richiede 25 unità di essenze e devo fare tasto destro su uno dei nostri ragazzuoli e sacrificarlo. Oh no, chi sacrifichiamo ad esempio? La signorina Chloe, ok,
che è tipo inutile. Lei è brava a scavare, purtroppo. Ok, facciamo una prova veloce veloce. Faccio tasto destro su di lei e possiamo scegliere effettivamente come sacrificarla tramite elettrocuzione, estrazione degli occhi, incenerimento, infestazione o impalamento. Andiamo di elettrocuzione, che forse non è una morte così violenta. Ah, si piglia un fulmine sulle gengive. E tanti saluti. Ah, e mi ha dato 11 unità di essenza. E arriva un mio collega e porta via la tizia. Ok, ovviamente la quantità di peccatori è scesa. Ma è l'unico modo che ho per estrarre essenza. Ma mi prendi in giro? Me ne serve decisamente molta di più. Me ne servono 25 unità. E che cocchio. Per mia fortuna, fra pochi minuti arriverà un nuovo peccatore. Allora, siamo abbastanza autonomi. Cioè, fa tutto schifo, ma vabbè, dettagli. Direi che cosa buona e giusta, visto che si stanno battendo tutti la fiacca, mandarli da questa parte per cercare di estrarre un altro po' di risorse di base. Così che non finiamo, ad esempio, il metallo o il carbone. Ah, devo aspettare effettivamente che arrivino nuove vittime da sacrificare. Non posso fare altro per adesso. La signorina adesso genera molta più sofferenza. Credo si stia abituando ai nostri bagni termali. Vediamo un po' come se la passa, che non mi muoia. No, no, lei è tutta bella contenta. Guardala lei. Maya, basta bagni termali per adesso. Abbiamo quasi 600 di sofferenza. Ah, eccole qua le essenze. Non mi ero accorto che avevano un parametro dedicato. Purtroppo, finché non avremo la relativa macchina, credo di non poter estrarre i cristalli, perché se dico scava, mi mette la X rossa a indicarmi che effettivamente non abbiamo la conoscenza necessaria. Anzi, direi che cosa buona e giusta nel frattempo, mettere anche una scala per raggiungere alcune zone più altine. E dopo estrarremo cristalli come non ci fosse un domani. Non so se mi serviranno quelli blu o quelli verdi. Quelli verdi sembrano più facili da raggiungere. Quelli blu dove stanno? Stanno a profondità decisamente maggiore. Oh, questo sarà un bel problemone. Ottimo, entro pochi secondi dovrebbe arrivare un nuovo peccatore. Tanto che ci siamo, sposterei direttamente qua sotto la zona della produzione del cibo. Quindi gli diciamo di costruire un paio di fattorie di carne, una qui e una qua. E a questo punto le possiamo tranquillamente smantellare da qua sopra. Perfetto, in modo tale che qui è dove lo produciamo e qui casomai è dove lo lavoriamo. Mamma mia, lo convertiamo in qualcosa di tra virgolette commestibile. Più avanti dovremo avere anche i funghi e altre risorse, sperando di poterci ottenere del cibo che non ti faccia venire voglia di spararti in faccia. Allora, nel frattempo è arrivato un nuovo peccatore. Chi possiamo sacrificare? Abbiamo qui la signorina Emma. Vediamo un po' come sono le sue abilità. Porco cane, ha quasi tutto. A tre mi piange il cuore a farla fuori. Mentre invece Luke... Luke è più da due. Allora, signor Luke, lei la uccidiamo con l'incenerimento. Vediamo un po'. Brutto modo di andarsene, la scena è mezza censurata. Ma vabbè, dettagli. 127 di essenza. Me ne ha data un cifrone. A questo punto ci serve una nuova zona dove mettere tutte le macchine speciali. E direi che qua sopra è il punto adatto. Aspetta che gli metto ovviamente un pavimento. Non penso che i tizi siano in grado di saltare. Come siamo messi a risorse? Abbiamo una marea di cibo. L'acqua è sempre un problema perché non abbiamo abbastanza gente che fa la cacca e quindi ci servono più culi. Oh, chiedetevi sarà dato, io ho chiesto la cacca e loro l'hanno prodotta, bravi ragazzuoli. La fila al bagno all'improvviso. Ottimo, ottimo, signora com'è? Gradisce? Guardi che tra un attimo sistemo la maggior parte dei problemi. Non so se concentrarmi sul cibo o sull'acqua, è un bel problemone. I ragazzuoli sono tutti relativamente contenti. Anche Luke, che l'ho sacrificato, è morto contento. Ma come avete visto, in teoria, dopo lo possiamo riportare in vita all'occorrenza. Porco cane, Luke aveva 150 di fuoco. Vabbè, abbiamo comunque Maya, quindi non ci sono problemi. La possiamo buttare nell'olio bollente in qualunque momento. Allora, ritornando a noi, dovrei poter sbloccare forse questo. Ok, maronne, ma è gigantesco. Ok, piazzamelo direttamente qua sopra. Dovremmo avere tutte le risorse per poterlo costruire. Signorina, quando ho finito di mangiare, porca di quelli per porca. Noto peraltro che l'abbeveratoio può servire solo due persone per volta, ma per adesso abbiamo solo 5 peccatori, quindi dovremmo essere a posto. La costruzione qua è quasi terminata, abbiamo estratto anche una grande quantità di metallo. No, no, a risorse siamo messi bene. Bello lui! Oh, perfetto. Allora, vediamo un po' cosa possiamo sbloccare di bello. Un sacco di progetti. Qui, ad esempio, abbiamo tutte le macchine per la tortura. Ce ne sono veramente un sacco. Meraviglioso. Oh, per la fungaia mi servono almeno
15 cristalli verdi. Allora, vediamo un po' se adesso posso dire ai ragazzuoli di scavarmi i cristalli verdi. Ancora non me lo lascia fare. E credo di aver capito perché. Come ho detto, il gioco è tradotto a culo. Nel frattempo è arrivato un altro peccatore, signor Iman, che piacere conoscerla. Lei soffre di invidia. Anche la sofferenza si può invidiare. La pazzia di questo peccatore aumenta di 1,5 volte più rapidamente quando ce ne pressi un altro peccatore. Ok, dobbiamo lasciarlo per conto suo praticamente. Allora, come dicevo, se andiamo negli speciali, qua lo chiama estrattore d'acqua, ma poi c'è scritto Crystal Refinery, il che vuol dire che hanno tradotto a culo ancora una volta il tutto. Mi sa che dobbiamo costruire per l'appunto questa raffineria di cristalli. Gioco, però se me lo traducete male dall'italiano, poi è normale che mi muore la gente. Cioè, voglio dire, risorse ne abbiamo, però mi bloccate la produzione. Ok, bravo David, che nel frattempo ha praticamente terminato la costruzione. Ora, se siamo fortunati, me li fai scavare. Alleluia, alleluia. David, ragazzo mio, datti da fare, chiama anche i tuoi colleghi. Mi servono tutti sti cavolo di cristalli il prima possibile. Aspetta che gli dico anche di mettere mezza scala, se no sti cavolo di cretini mi restano bloccati sotto. Ah, santo cielo, una scala anche qui. In teoria dovrebbero poter scavare verso l'alto, lo scopriamo fra poco. Casomai abbiamo cristalli verdi anche da quest'altra parte. Ecco qui, e costruiamo ovviamente un altro po' di scale da quest'altro lato. Vabbè, qua la costruiremo dopo che hanno rimosso i suddetti cristalli. Nel frattempo abbiamo 14 cristalli verdi, ma ce ne servono decisamente molti di più. Veloci ragazzi, Papino ha bisogno di quei cavolo di cristalli. Maronne, siete lentissimi. Oh mio Dio, ognuno di essi me ne dà solamente 4, qua me ne ha dati 6. Presumo dipenda anche dall'abilità del nostro peccatore. Fra 4 minuti mi arriva il settimo peccatore. Però, tutto bene, nessun problema, sono tutti contenti e felici. Ok, abbiamo raggiunto ben quota 52 cristalli verdi. Ora, vediamo se finalmente posso costruire quantomeno il purificatore dell'acqua. Oh, ci vorrà tuttavia un minuto e immagino che richiederà delle risorse più avanzate. Nel frattempo abbiamo anche un bel po' di sofferenza accumulata da parte, quindi dovremmo essere a posto. Ragazzi, chi di voi vuole essere torturato? Imam soffre di claustrofobia. Per adesso non abbiamo macchine per indurre la claustrofobia, ma ci organizziamo. Mentre invece Amaya piace un sacco il fuoco, quindi la mandiamo a farsi i bagni termali. Perfetto. Ok, mi dicono dalla regia che la costruzione è terminata. Quindi se andiamo sotto bevande, potete vedere che adesso abbiamo il purificatore dell'acqua, che mi richiede 200 unità di sofferenza. Ma sono tantissime, porca di quelli per porca. Allora, vediamo di metterlo casomai direttamente qua in parte. Presumo che adesso non dovremmo più farli bere dal secchio. O forse all'interno del secchio possiamo decidere noi che risorsa ci va. Anche se il secchio sembra prediligere l'acqua sporca. A sto punto, visto che risorse ne abbiamo, per 150 misere unità di sofferenza, possiamo mettere anche il, come cavolo si chiama, il dispenser delle bevande. Prima però mi sa che lo dobbiamo ricercare per davvero. Sì, anche questo ci richiede 15 cristalli, nessun problema. Richiederà un minuto di ricerca. Aspetta, quindi ogni volta che esco dal menu mi si bugga l'interfaccia. Ecco qua, a posto, grazie. Giochi quelli fatti bene. Quindi fatemi capire bene, abbiamo comunque bisogno di qualcuno che prenda la cacca e la converta in acqua sporca, e un altro che prenda l'acqua sporca e la converta in acqua pulita. Oh, ora avete capito perché ci serve davvero un sacco di gente. Però dobbiamo estrarre molta più sofferenza dai nostri ragazzuoli. Ottimo, nel frattempo abbiamo ottenuto ben 15 unità di acqua pulita. Perfetto, e vediamo quindi di costruire il dispenser per le bevande. Per adesso direi di metterlo qua. Voglio sperare che non berranno più l'acqua sporca. Lascerei comunque il secchio, perché se non c'è nessuno che converte l'acqua sporca in acqua pulita, almeno possono continuare a bere. Ok, vediamo di velocizzare la costruzione. Sì, signorina, si aspettava mezzo secondo, poteva bere direttamente dal dispenser. Oddio, non è che abbia un bel colore quell'acqua, ma ci accontentiamo. Ho detto basta bere, basta bere, porca di quelli per porca. Vai a farti un bagno. Oh, brava, mi piace quando le donne capiscono al volo quello che devono fare. Ok, nel frattempo abbiamo 30 cristalli verdi, quindi vediamo di sbloccare qualcos'altro. Pensiamo al cibo a questo punto. Potremmo, ad esempio, sbloccare la fungaia, fattoria dei funghi. A chi non piacerebbero dei gustosi bignè con salsa di muffa? Ma non è, mi è venuto tipo da vomitare. E perché no, possiamo anche sbloccare la cucina da campo. Sfama velocemente ed efficientemente i peccatori affamati. Nessuno ha mai osato lamentarsi del sapore che ha il cibo servito. Che cosa buona e tanto giusta. Però abbiamo fatto fuori tutti i nostri cristalli verdi, quindi appena possibile.
Aspetta, facciamo una cosa tattica a sto punto. Scava in questa direzione, perfetto. Ci mettiamo anche una scala perché siete dei cretini. Ecco qua, ottimo. E possiamo recuperare all'occorrenza anche tutti questi cristalli. Ok, sembra che qualcuno stia bevendo la nostra acqua. Voglio dire, non può essere peggio dell'altra. Aspetta, lei è un nuovo peccatore. Il signor Wyatt. Uilala. Lui ha il peccato di lussuria. I peccatori hanno necessità diverse. Questo ha bisogni davvero strani. Questo peccatore svuota la propria vescica al 50% più rapidamente rispetto agli altri. Ah, no, è che la, diciamo, ha bisogno di andare a pisciare probabilmente più spesso. Ok, contento lui. Nel frattempo dovremmo poter costruire finalmente la fungaia, ma richiede 200 unità. Oh, maronne, di sofferenza. E noi ne abbiamo appena 167. Dobbiamo torturare assolutamente qualcun altro. Signor David, la mandiamo alla Vergine di Norimberga. Perfetto, signorina, lei che sta facendo? Anche a lei piace la Vergine di Norimberga? Nessun problema, ne abbiamo a sufficienza. Ah, intanto mi dimentico che siamo all'inferno. Questi peccatori vanno torturati, se no battono la fiacca. Li abitui troppo bene. Cosa vuole, signorina? Ah, dove andare a far la cacca? Poteva farla anche dentro la Vergine di Norimberga, eh? Non è che ci facciamo troppi problemi. Aspetta un attimo, al posto della fungaia potremmo forse anche costruire la cucina da campo. Ci richiederà anche in questo caso 200 unità di sofferenza e 10 unità di carbone e 30 unità di metallo. Tutte risorse che abbiamo, perfetto, la possiamo mettere direttamente da questa parte. È un barbecue decisamente migliore del nostro calderone. Maronne, mi sale uno schifume veramente incredibile. Va, che brava la signorina Maya, che intanto è tornata a farsi un bel bagnetto termale. E da quest'altra parte abbiamo pronto il nostro barbecue. Tuttavia ci richiederà obbligatoriamente sia dei funghi che della carne. Però produrrà quantomeno un pasto semplice. Meglio che nulla. Oh, mi sono dimenticato che possiamo anche migliorarli più avanti. Oh, ma richiede della sofferenza, del terreno e del metallo. Ok, procediamo per gradi, gente. Buono, signori, io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qua. Devo ancora capire un po' come funzionano le varie dinamiche del gioco. Ma essendo la prima volta, voglio dire, ci vuole un pochettino di tempo. Poi, se mi sminchiano le traduzioni, è normale che il povero DeLong Gamer poi non capisce nulla. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Ci possiamo fare intanto una miniserie. Ci sono anche delle missioni. Intanto giochiamo in modalità libera. Ma dicevo, ci sono anche delle missioni che dovremo affrontare più avanti. Ma mano a mano che il gioco verrà sviluppato, come ho detto, rilasceranno ovviamente contenuti sempre più corposi. E il gioco si diventerà probabilmente un mini Oxygen Not Included all'inferno. Ribadisco, no, Oxygen Not Included non ci torno. Quindi lasciate un bel mi piace, altrimenti diventerete dei peccatori e sarà un piacere torturarvi. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!